sei così seccato. Ho forse fatto qualcosa per offenderti. Basta con la messa in scena, pezzo di merda. Credi di potermi fregare così? Beh, io credo di averlo già fatto. Riduci in cenere quello psicotico! Vi servirà più di questo per uccidermi, dottore! Oh mio Dio, questi cretini cadono come mosche! Capitano, prepari l'elicottero! Comandante, se quello stronzo mi trova, la faccio licenziare. Ci rilassi, dottore. Le sue coordinate sono top secret. Certo, finché non vengo a mangiarti. Guarda, il bersaglio ci ha strappato via i Tau! Il bersaglio ci ha strappato via i Tau, porca troia! Non osi lasciarsi divorare! Dottor Koenig, mi riceve? Che c'è, comandante? Red Crown ha stabilito il suo rifugio d'emergenza se qualcosa andasse storto con Eller. Verrà portato alla base 7. Con della sicurezza aggiuntiva, spero. Dovrà discuterne con il colonnello Rux. Base 7, eh? Crede di potersi nascondere. Attenzione a tutto il personale militare! Blindate questo posto fino all'ultimo centimetro! Vediamo se riesco a stanare quello stronzo da questo buco. A tutte le unità, qui Rattler. È confermato il contatto visivo col bersaglio. Ci avviciniamo a... È lui! Eller! È il vostro obiettivo! Uccidetelo! Uccidetelo! Cosa troverò quando ti spaccherò la testa? Uno spazio vuoto con un topo al posto del cervello? Con tutto il rispetto, dottore, si allontani.
interferisce con Dano, mi dirà la sua opinione solo quando le ordinerò di farlo. Ciò che avresti potuto essere. Quello che dovevi essere. E ora lo dimostrerò a Mercer. Io gli proverò che si sbaglia su di te. E quando lui scoprirà che tu sei difettoso, io sarò lì a vederti morire. Figlio di puttana. Ridi pure finché puoi. È patetico, sergente. Un bruto, un animale, non sei niente. Sembra proprio che il niente sia per spedirti sottoterra. Cosa
cosa speri di riuscire a provare? Non voglio provare un bel niente. Voglio solo rovinarti. Sei così lento, tutti quei muscoli inutili ti appesantiscono. Vedrai quanto saranno inutili quando ti strapperò la testa. Correre tutto il giorno, König. Stai solo guadagnando tempo. È inutile inseguirti, Heller. Potrei condurti in una trappola. Ci penserò dopo averti picchiato a morte, König. Vuoi una lotta all'ultimo sangue? Va bene. Faccio. Io ballerò sul tuo cadavere. Piagnone del cazzo. Vuoi che mi metta a supplicarti? Voglio che tu stia zitto e muoia. Devo dire, dottor Mercer, che reclutare gli evoluti tra i ranghi della Gentech è stata una mossa geniale. Scaleremo la loro struttura gerarchica. Sabrina Galloway è già in linea come amministratrice. In tal caso segui il suo esempio, König. Dovrete essere tutti pronti per fare ciò che occorre nella zona verde. Ma certo, signore. Heller! Dovrei ucciderti. König mi serviva. E tu l'hai fatto fuori. Come una mosca. Beh, forse avresti dovuto dirmelo che c'erano altri di noi in circolazione. Per non parlare di un fottuto scienziato pazzo da legare. Beh, ora lo sai. Siamo nella Gentech. Siamo nella Blackwatch. Abbiamo occhi e orecchie ovunque. Stai creando un esercito. E quando saremo abbastanza, tu e io guideremo un attacco che spazzerà via la Blackwatch e la Gentech dalla faccia della Terra. E il virus? Cosa? Il virus sparirà, giusto? Tutto. Fa parte del piano. Non manca molto. Tieniti pronto. Fottuto bugiardo. Padre. Passa a trovarmi nella zona verde. Atena ha brutte notizie per noi. Anch'io. Mercer ci sta prendendo per il culo. Sta tramando qualcosa. James, non sai quanto sia vero. Sto arrivando. D'accordo, padre. A proposito, come ha fatto a raggiungere la zona verde? I ponti sono distrutti. Non il ponte aereo. La Blackwatch manda elicotteri da trasporto tra una zona e l'altra. Ho corrotto uno dei piloti per farmi trasportare. Non sono bravo a corrompere. Credo che prenderò un poveraccio e gli ruberò il posto. Ci vediamo presto, padre. Mi stia bene.
Biglietti, prego. Grazie. Qui ponte aereo Dragon 1-1. Ci prepariamo al decollo. A tutti i passeggeri fate subito rapporto alla piattaforma, grazie. Dragon 1-1, qui è il sergente Jenkins. Fermi dove siete, sto per salire a bordo. Ricevuto, sergente. Stop, il ponte aereo è chiuso. Nemici nella zona, ripeto, nemici nella zona. Abiti nella zona verde? Sì, fratello. Quasi tutti gli ufficiali abitano qui. E tutti i tipi della Gentec. Forse ci manderanno via, però. Grazie ai tunnel, gli infetti di merda entrano qui dalla zona russa. Cazzo, che roba. Sei qui per il briefing? Di cosa stai parlando? Il tenente Riley ha chiesto delle altre truppe per delle operazioni importanti. Sai, visto che sei uno dei loro uomini di fiducia, mi chiedevo se fossi qui per questo. Forse è il caso di imbucarmi a quella festa. Ricevuto, Dragon 1-1, potete atterrare. James. D'accordo, ci sono. Incontriamoci. Abbiamo molto di cui parlare. Sì, direi. Ti sto inviando le mie coordinate. Fa attenzione, James. Questo quartiere non è più quello di una volta. Non si preoccupi, padre. Non passerò col rosso. Cosa ha trovato? Di qua. Ecco, da un'occhiata. I sintomi del virus iniziarono a Penn Station. Poi, un anno più tardi, la seconda epidemia. Un contatto di Atena ha analizzato vettori aerei, acquedotti, ogni possibile trasmissione virale. Ok, ma non c'è tempo per questo. Mercer! Ecco! Aspetti, sta dicendo che la seconda epidemia ha avuto inizio nello stesso luogo della prima? Guarda. Uccisi lui, padre. Maya e Colette. Lo so. Scopriremo cosa ha in mente. Lo fermeremo. E poi distruggerò quel suo bel faccino. Bene, ma dove iniziamo? Non ho indizi. E neanche Atena. Scaleremo la loro struttura gerarchica. Sabrina Galloway è già in linea come amministratrice. Sabrina Galloway è una talpa. Mercer l'ha messa a spiare la Gentec. Sì, la conosco. Ecco,
Sabrina Galloway amministra la Gentech. Oggi la Black Watch terrà un briefing su di lei. Dove? Ecco, ti ho appena inviato le coordinate per il briefing della Galloway. Perfetto, è nella base della Black Watch. Fortuna che ho il mio travestimento da sergente Jenkins. Abbiamo degli idro della griglia 4.
Merda! Abbiamo perso Grizzly 2-3! 2-2, muovetevi! Ottimo lavoro, 2-2. Sistemeremo noi il resto del casino. Copperhead 2-2, qui Castle. Tornate subito alla base e fate rapporto. Giusto in tempo. Padre, sto andando al briefing. Spero di riuscire a scoprire dove cazzo è questa Galloway. James, ascoltami. La zona verde è messa peggio del previsto. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare quella gente. Lei si occupi della gente, padre. Io penserò alla Galloway. Copperhead 2-2, entrate nella struttura e passate al canale missione 32. Ha ricevuto. Sono il tenente Clint Raleigh, nome in codice Castle. Lavoro per il colonnello Douglas Rooks, nome in codice Checkmate. Se mi state ascoltando, anche voi lavorate per Rooks. Secondo una comunicazione intercettata, due obiettivi si stanno spostando nella zona verde. Il primo è il sergente James Heller, una cavia fuggita. È armato, estremamente pericoloso e il principale sospettato dell'apparizione del dottor Anton Koenig. Le RDL per Heller sono semplici, fuoco a vista. Il secondo obiettivo è padre Luis Guerra, noto agitatore civile, vigilante e terrorista. Riteniamo che Guerra stia aiutando Heller. Le regole d'ingaggio sono uguali, tenete gli occhi aperti. I servizi segreti ritengono che Heller stia scalando la gerarchia della Gentech. Una probabile vittima è Sabrina Galloway, il vicepresidente operativo. Rattler 3-1, ti occuperai di proteggerla. Il briefing si conclude qui. Congedati. In momenti come questo...